Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì 22 luglio. Dobbiamo abituarci a serate come quelle di ieri, non solo sul piano sportivo, altre vittorie del Milan, altri giudizi positivi, altro strepitoso Ibra, migliore in campo, ma parliamo anche di pelle giudizi molto rapidi per quello che riguarda la partita. Partendo da un Donnarumma sempre puntuale che festeggia da capitano la sua 200ª partita, Conti sfortunato, capiremo cosa si sia fatto, stava giocando bene, Kjær come sempre insuperabile, preciso, un riferimento. Sfortunato Romagnoli, il Milan credo che abbia perso per tutto il campionato, cioè per le prossime partite, il suo capitano per un problema alla gamba. È uscito zoppicante. Theo Hernandez, una partita normale, non giocherà contro l'Atalanta perché diffidato, è stato ammonito, come Bennacer, brutto inizio ma poi bellissima fine. Che sì, per fortuna ci sarà, altra partita di qualità, sfiorando anche il gol, che sì, è strepitoso. Saint-Maclair positivo, sbagliato un paio di cose gravi, ma ha dato il suo contributo, come Çalhanoğlu che ha servito un pallone delizioso a Ibrahimovic che poi ha segnato la seconda rete, come Rebic molto stanco ma non si è mai tirato indietro, Ibrahimovic doppietta, poteva segnare altri due o tre gol, una partita strepitosa. E poi bene chi è entrato, Calabria la sua miglior partita da quando, dagli ultimi mesi, Bonaventura ha sbagliato un gol, peccato, ma grande consigli. Bene Biglia, bene Laxalt e benissimo Pioli. Partiamo qui dai giudizi veri. Pioli gli ho dato un voto altissimo perché il Milan raccoglie un'altra vittoria, la settima in 9 partite, arriva dunque a 23 punti, ha una media strepitosa dopo lo stop di campionato. Grande merito perché tutti i giocatori stanno interpretando la loro parte in maniera straordinaria. Ed ecco che veniamo ai giudizi, perché Pioli è stato confermato fino al 2022, clamorosamente la notizia di ieri, Ragnik non sarà l'allenatore del Milan. Vi avevo detto, attenzione, la proprietà continua a dirmi, c'è una riflessione, non è così sicuro, io non cambio le carte in tavola, io ero convinto venissi lo stesso Ragnik, ma chi mi ha detto attenzione, non è tutto fatto, ha avuto ragione. E allora il giudizio, come esce Gazidis da questa situazione? Ivan Gazidis, il criticatissimo Ivan Gazidis, apro una parentesi, che oggi parlerà con i giornali a Milanello. Come uscirà? Come è uscito? È uscito come un dirigente che aveva intenzione di dare una svolta insieme a Gordon Singer e alla proprietà, una svolta epocale al Milan con un gioco moderno, europeo, intenso, proprio il gioco di Ralf Rangnick, e aveva individuato in Ralf Rangnick la figura giusta. Poi qualche dubbio dopo le dichiarazioni un po' forti di Ragnik già nelle settimane scorse, indipendentemente dai risultati, ma quando queste dichiarazioni hanno fatto pensare alla proprietà che forse una figura così invasiva non sarebbe stata ben accolta nell'ambiente e soprattutto in questa fase storica del Milan, e qualche dubbio era già venuto. Poi si sono accumulati i risultati splendidi di Pioli, che ha confermato una signorilità, un'educazione, avete visto cosa c'è in giro sulle panchine, un'educazione, una signorilità, una conoscenza degna proprio della storia del Milan. E questo, insieme ai risultati, ha convinto la proprietà ha convinto la proprietà a cambiare, o perlomeno a tenere, a non cambiare Pioli e a cambiare idea sull'idea, sull'arrivo di Ragnik. La proprietà me l'avevano già accennato qualche settimana fa. Ci sarà poco da lavorare quest'estate, ci sarà poco spazio per
tentare una rivoluzione. Tutti questi fatti hanno portato a cambiare idea. Qualcuno diceva che è un pregio cambiare idea, non è un difetto, è un pregio. E dunque, dopo queste riflessioni, vi avevo già, vedete i miei video, la proprietà riflette, io ero sempre convinto che venisse Racri, ma vi avevo detto, la proprietà riflette, queste riflessioni hanno portato alla decisione.